Focus territoriale dell'agenda urbana, incontro ieri al comune di Gela del dirigente del Dipartimento alla programmazione della regione siciliana, Patrizia Picciotto, come autorità di gestione con i vari componenti del suo ufficio. Tra le 18 macro municipalità coinvolte in Sicilia, Gela si è aggregata al comune di Vittoria, rappresentando di fatto il quinto polo urbano dell'isola. Ieri era presente anche il sindaco vittoriese Giovanni Moscato. Sono stati avviati i primi passi per la costruzione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile da intraprendere per utilizzare al meglio, sui vari assi, le cospicue risorse comunitarie del programma operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Ci consentirà su vari assi di poter dare delle risposte al territorio. Oggi è un incontro estremamente proficuo dove di fatto ho avuto un confronto con la regione siciliana per poter svolgere tutte le attività propedeutiche nel modo più corretto possibile per poter consentire poi di accedere a quei fondi che consentiranno di sviluppare progetti reali per il territorio. L'agenda urbana serve proprio per creare quel tessuto urbano che negli anni non è stato mai attenzionato. Una città non è fatta solo di case, ma è fatta di tutti quegli accessori a contorno che la fanno diventare un luogo vivibile anche e soprattutto fuori casa. E con l'agenda urbana questo si può ottenere. Abbiamo presentato insieme anche il GAL, quindi c'è una collaborazione importante data anche dall'omogeneità dei nostri territori. Quindi speriamo in questi anni realmente di poter ottenere questi finanziamenti con questi fondi comunitari che per i comuni ormai sono fondamentali, considerato anche ormai i trasferimenti sempre più esigui che arrivano dalla regione e da Roma. Questa è l'opportunità di mettere assieme un polo di città, Gela e Vittoria, per costruire politiche legate ai servizi alle persone, ai servizi alle imprese, ma per far diventare queste città che si confrontano con i nuovi scenari dell'economia e dell'inclusione sociale. Passiamo alla fase in cui stiamo costruendo la strategia, in questo confronto col Dipartimento regionale in quanto autorità appunto di gestione. È un processo di scambio di informazioni, di coprogettazione appunto della strategia. Da qui a fine novembre presenteremo al Dipartimento regionale la prima stesura, diciamo, della strategia urbana sostenibile, che farà una serie di scelte, diciamo, di campo, di azioni tematiche da mettere appunto in campo. Dopo questa fase di coprogettazione, i comuni di Gela e Vittoria presenteranno al Dipartimento regionale alla programmazione la prima stesura della strategia urbana sostenibile. L'agenda urbana è un rilevante vettore per progetti di sviluppo urbano che aumentino l'attrattività delle città per investimenti produttivi, culturali, sociali ed economici, consentendo di attuare una progettualità nuova e sostenibile entro le azioni previste dalle linee di finanziamento comunitario.